Abbiamo visto in questa prima parte la ricerca fondamentale, adesso proveremo a capire come la ricerca fondamentale ha un impatto importante in quella che è la medicina, la diagnostica, e invitiamo per questo il professor Silvio Aime a raccontarci come gli isotopi stabili possono aiutare nella diagnosi. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare il professor Calbiati e gli organizzatori di questo workshop per l'opportunità. Mi sembra un progetto di enorme interesse per il Paese. Mi fa piacere partecipare già in questo, diciamo, early stage, perché l'idea di fare il nostro Paese un'area di riferimento internazionale in ambito di separazione di isotopi e soprattutto di sintesi di quei materiali che potranno essere utilizzati nella diagnostica clinica, con un mercato come è stato anticipato, ma un mercato che assolutamente non rispetta le possibilità che ci sono nel momento in cui sarà possibile produrre a un prezzo decisamente più basso dell'attuale gli isotopi stabili. Quindi il mio contributo è essenzialmente quello di cercare di illustrare le principali applicazioni di questo set di isotopi stabili, carbonio, azoto e i due isotopi dell'ossigeno, in ambito biomedico. Le tecniche di riferimento per l'uso di questi isotopi sono essenzialmente la risonanza magnetica nucleare, quindi l'MRI in ambito medico, no? E la spettrometria di massa, con tutto quello che questo comporta. La spettrometria di massa sta inondando di applicazioni la medicina e sarà negli anni a venire sicuramente una delle tecniche di riferimento. E la spettrometria di massa ha assolutamente bisogno di nutrirsi di isotopi per poter confrontare i diversi comportamenti che possono esserci in una situazione patologica. La maggior parte delle conoscenze che abbiamo sulle trasformazioni biochimiche in ambito cellulare sono arrivate dall'uso di molecole marcate in carbonio 13 o carbonio 14, che è un isotopo radioattivo. Anzi, in questi ultimi decadi in particolare, con lo sviluppo avanzato delle tecniche di risonanza magnetica, essenzialmente il carbonio 13 l'elemento di riferimento, e quindi la possibilità di sintetizzare da parte dei chimici di tutta una serie di piccole molecole di carboidrati, di peptidi, di grassi, colesterolo, ha permesso di seguire la machinery cellulare nel suo dettaglio. Ora lo stadio è capire cosa portiamo in ambito clinico, dove effettivamente poi ci interessa ancora di più, e per i risultati che questo comporta, ma anche per l'entità delle produzioni che vengono ad essere coinvolte. In questi ultimi anni la risonanza magnetica ha fatto enormi sviluppi su un aspetto in particolare, che è questo del MRI iperpolarizzato, cioè che questo è davvero un breakthrough, quello che si dice, perché va a cambiare completamente il paradigma in ambito di risonanza magnetica. Noi al momento guardiamo essenzialmente le variazioni anatomico-strutturali. Con questa tecnica noi andiamo a portare quelle informazioni che abbiamo acquisito a livello cellulare all'interno di un organismo vivente, col grande vantaggio quindi che facciamo un imaging funzionale. Cos'è in sintesi l'iperpolarizzazione, di cui parlerà più estesamente il professor Gallagher dopo di me? È quello di pensare che il segnale in risonanza magnetica, che normalmente è basso, ecco, si è trovata la strada per portarlo ad essere 10.000 volte più intenso
e per il tempo necessario in cui si fa questo tipo di sperimentazione. Quindi ho fatto lì l'esempio, diciamo, di un cents e portarlo a $100, ecco, cosa che a tutti farebbe piacere di potersi inventare questa iperpolarizzazione, non solo a livello delle molecole labellate con isotopi stabili. Quindi questo ha aperto la strada a quello che è l'imaging metabolico, no? Che sarà davvero, ecco, secondo me, il grosso passo che sarà portato negli ospedali nella diagnostica. Non più soltanto informazioni strutturali, ma informazioni metaboliche. E in questi ultimi 10-15 anni la molecola di riferimento è il piruvato, che è a livello proprio di un incrocio fra linee metaboliche a livello delle cellule. Questo si trasforma nelle cellule in alanina, lattato o bicarbonato. È chiaro che in presenza di un'alta attività metabolica è soprattutto la trasformazione in lattato quello che viene messo in evidenza. E quindi l'applicazione, che ora in fase clinica 3, è quella di pensare che il tumore alla prostata, che è una, diciamo, purtroppo, diciamo, più si va avanti negli anni, più aumenta la probabilità di portarselo addosso, è la trasformazione dallo stato, diciamo, indolente allo stato aggressivo, che viene a essere chiaramente osservato con questa tecnica. Però ci sono già molte altre applicazioni nell'ospedale che talvolta non facciamo riferimento che sia soltanto una questione di isotopi. È per esempio il breath test, no? Questo in cui consiste di ingerire una molecola che contenga del carbonio 13 e poi dopo un certo periodo di tempo, una decina di minuti, una mezz'ora, viene preso il nostro respiro, analizzato con uno spettrometro di massa, e dal rapporto fra la CO2 marcata in C13 e quella marcata in C12 noi sappiamo, diciamo, se c'era una certa patologia. Forse il più, diciamo, diffuso o più conosciuto è il test dell'Helicobacter pylori, no? Che diciamo, sfrutta il fatto che c'è questo enzima che è l'ureasi, che decompone l'urea, si ingerisce un po' di urea marcata in carbonio 13 e poi si misura la quantità di CO2 marcata in C13 che viene fuori, che in presenza di questo Helicobacter pylori sarà quindi maggiore rispetto al paziente sano. Ma uno qua ne ha tantissime esempi presi dalla letteratura di altri tipi, diciamo, di test clinici che non sono ancora arrivati alla pratica clinica quotidiana, essenzialmente per l'alto costo che hanno l'uso di queste molecole. E quindi io penso che questo aprirà veramente in questo senso una prateria di applicazioni per le diverse patologie basate appunto su questi isotopi. L'altro isotopo di cui qua si fa riferimento in questa, con questa tecnologia di separazione, è l'ossigeno 17. L'ossigeno 17, diciamo così in sintesi, che sarebbe diciamo, il mezzo di contrasto ideale quando è incorporato all'interno dell'acqua, e ovviamente succede durante la respirazione con l'ossigeno 17 che noi, diciamo, generiamo acqua marcata in O17, quindi di per sé questo avrà delle applicazioni di carattere metabolico, ma nello stesso tempo, se invece è somministrata dall'esterno, questo è un mezzo di contrasto eccezionale, forse vorrei dire il migliore di tutti, perché pensiamo appunto agli aspetti di tossicità, che metterci, insomma, acqua è meglio che metterci gadoligno, ecco. E di conseguenza, eppure gli effetti sono notevoli sul diciamo, del contrasto che quest'acqua viene a ingenerare, utilizzando le stesse strumentazioni, gli stessi scanner che sono attualmente utilizzati negli ospedali, cioè basati sulla detection del protone. Però costa, e quindi, diciamo, non si è andati oltre a quelle che sono la ricerca e quindi negli ambiti specializzati. Infine l'ultimo, anzi abbiamo ancora l'ossigeno 18. Anche l'ossigeno 18 è ampiamente utilizzato, diciamo, nelle marcature di piccole molecole, poi in studi che si fanno essenzialmente di ricerca con risonanza magnetica e spettrometria di massa. Però l'ossigeno 18 ha un'altra valenza,
perché è l'isotopo che serve, diciamo, come target nei ciclotroni per generare il fluoro 18. E il fluoro 18 è la base, appunto, è l'isotopo più utilizzato nella PET, nella positron emission tomography, che oramai ha una grandissima diffusione, soprattutto diciamo in tutti i paesi più sviluppati. E la possibilità quindi di avere questo target e abbassare i costi per la produzione del fluoro 18, anche qua va ad aumentare notevolmente diciamo questo tipo di applicazione. Qui ricordo diciamo il tracciante a base di fluoro 18 che viene più utilizzato, che è il fluoro desossiglucosio, cioè molto semplicemente che i chimici vanno a sostituire un ossidrile nella struttura del glucosio con un fluoro 18. Lui ha un tempo di decadimento di 110 minuti, quindi tutto deve essere fatto molto rapidamente, quindi sono serviti ospedali in un raggio di 100 km. Diciamo, quando questo glucosio viene messo, diciamo, in presenza di cellule tumorali ad alta attività metabolica, è incorporato, lo si lascia, diciamo, prendere da queste cellule per una ventina di minuti, mentre tutto il resto se ne va via, e uno riesce chiaramente a vedere anche piccole metastasi dovute all'aumento dell'attività metabolica che si è trasformata in un maggiore uptake da parte dei trasportatori del glucosio. Quindi grandi settori, perché diciamo applicativi in ambito PET, proprio perché uno pensa che i traccianti che oramai sono disponibili nella pratica clinica sono già, vorrei dire, dell'ordine della decina, ecco, abbassando i costi del fluoro 18 aumenteranno ulteriormente. L'azoto 15 è ampiamente utilizzato nella diciamo ricerca, creando aminoacidi labellati spesso in azoto 15 e carbonio 13, generando proteine, sono alla base di tutto quello che è la biologia strutturale per fare con le nuove sequenze la struttura in soluzione delle proteine. Però potrà avere tante nuove applicazioni che al momento, diciamo, uno può solo anticipare, come ad esempio questa, no, dove uno va a vedere come due diverse formulazioni con cui si dà un farmaco abbastanza comune, no, uno tal quale, un altro sotto forma di un carrier che quindi porta, diciamo, a un rilascio del farmaco più lento, entrambi per via orale, e che uno va quindi a valutare nell'ambito del flusso ematico qual è il livello di queste cose. Finisco quindi con dire che ci saranno tante applicazioni di farmacocinetica che proprio nell'era della medicina personalizzata saranno importantissime per poter, diciamo, utilizzare al meglio i farmaci che vengono prodotti, se questi farmaci riusciamo, diciamo, ad addizionarli con questi loro diciamo analoghi contenenti isotopi radioattivi che non ne cambiano minimamente la farmacocinetica, ecco, e nello stesso tempo quindi avere informazioni completamente nuove personalizzate. E finisco col dire che io vedo attraverso questo processo il fatto che si potrà arrivare a una forte competizione con le procedure di medicina nucleare che sono attualmente alla base, pensate, sono dell'ordine di 10 milioni per anno solo negli Stati Uniti. Ed è molto meglio lavorare con isotopi stabili e non con isotopi radioattivi, soprattutto se con la sensibilità della spettrometria di massa, ecco, ora ampiamente utilizzata nell'ambito medico e lo sarà una volta di più, si potrà andare a fare questa operazione di sostituzione. Nello stesso tempo, grandi vantaggi per quanto riguarda la risonanza magnetica, ecco, in particolare l'uso di questi diciamo molecole iperpolarizzate a base di carbonio 13 o di azoto 15, che ci permetteranno di andare a scoprire tanti passaggi all'interno di quei pathway biochimici che molti di voi hanno, diciamo, visto comunque all'università, e che rimangono per certi versi a volte non così integrati con quello che è la pratica clinica.
il supporto al clinico, andando a quantificare ogni singolo passaggio, disponendo del substrato marcato e iperpolarizzato, è la base appunto di un enorme salto che ci sarà nella medicina dei prossimi anni. E con questo ho finito, grazie. Grazie, grazie per l'interessantissima prospettiva e tutte le opportunità che si aprono. Sentiamo adesso il professor Gallagher che ci parlerà dell'applicazione legata al carbonio 13 proprio per la cura del cancro. Thank you very much. It's a great pleasure to be here in this beautiful place. It's wonderful to receive this invitation. I am a medical doctor interested in imaging. I'm funded by a charity called Cancer Research UK, and our interest is to develop new imaging tests both to detect cancer and also to look at response to therapy. And I've been working in this field of hyperpolarized carbon 13 MRI for over 10 years now. And having an easy, having a widely available and having an inexpensive source of carbon 13 would greatly change what we do. Just to tell you a little anecdote, a number of years ago, I was working with a colleague and I posted some carbon 13 labeled amino acids to them. And I told them how expensive it was and they should be very careful. When it finally arrived, I got an email saying, the gold dust has arrived. So I immediately wrote back to them and said, well, actually, if that's the case, if you've got gold, someone has robbed you, because this is 1,000 times more expensive than gold. So having something that would be cheap and easily available would certainly make a difference to what we do, particularly in the context of what I'm going to talk about today, because we use relatively large quantities of carbon 13. So just a little way of introduction to those of you who maybe don't know much about cancer. I know that Sylvia has done a great job of already touching upon this. Changes in metabolism are a hallmark of cancer. It's one of the canonical thoughts that has been put together by Doug Hanahan and Bob Weinberg, shown in the right-hand side. So we know that, and in fact we've known that for almost 100 years. More recently we've learned that a number of genes can change metabolism in cancer. There are a few examples of how we can actually treat cancer with changing metabolism. We know that in the last 15 years that mutations within the mitochondria, the powerhouses of the cell, can produce molecules which can generate tumors as well. And finally, we know that almost all tumors, without exception, are acidic to some extent. And the reason for that is partly because they produce something called lactate. Now, on the way up here from the hotel, there were many steps, and I certainly felt a bit of pain getting to the top of those steps. So that's the lactate that's forming in the absence of oxygen, particularly if we're not very fit. However, cancer cells produce this lactate, this lactic acid, even in the presence of oxygen. Now, that might be surprising because it's about 15 times less efficient to produce energy from lactate than it is from taking that glucose, that energy, and putting it inside the mitochondria. We don't fully understand why that is, but we are beginning to reveal the reasons for that. But partly it's to do with the building blocks that are produced so the cancer can proliferate. It's not all about energy, it's also about growing. This first concept was discovered in the 1920s, 1930s by Otto Warburg, who went on to win a Nobel Prize for his work. So the reaction that I'm going to focus on for much of this talk today is this reaction, which is the exchange of pyruvate through to lactate under the action of the enzyme lactate dehydrogenase. And this happens in the cytosol, so outside the mitochondria. And that pyruvate has this choice. Does it form lactate or does it go inside the mitochondria and form carbon dioxide? Now, we could do that with MRI because carbon 13 is MRI detectable. And we've already heard today that about 1% of our own carbon is carbon 13. So we could inject carbon 13 labeled pyruvate into any one of us here today and image them with a magnet. However, in order to produce images, that would take many hours, possibly even days, and during that time, hopefully, would ask you to stop breathing and not move. So that might be a little bit tricky. Because the fundamental challenge with MRI, as all the physicists in this audience will know, is that it's a very insensitive technique. That when we place NMR active nuclei within a magnetic field, they distribute according to the
Boltzmann distribution. And there's only a very small difference between the two energy states that they may enter. And it's that very small distribution or difference between them that we use to generate our MRI imaging. And that's a few parts per million. Now, imagine if we can force the nuclei into one or other of those energy states, schematically showing like this. That's called hyperpolarization, very generically. And there are a large number of techniques that will allow that to happen. But I'm going to focus on just one of those. And that's called dynamic nuclear polarization, which has been studied for about 60 years or so. And for a large proportion of that time, it remained in the realm of solid-state physics. About 15 years ago, a group in Malmö, Sweden, had the insight to bring this into the biological arena. And just to explain to you how it works, we take carbon-13 labeled molecules. The molecules that we work with are endogenous, so they're found within the human body, and we inject them at much higher concentrations than they're present in the human body, however. So let's, for example, use carbon-13 labeled pyruvate. We dope it with free radical, which contains a large amount of electrons. It's cooled down to 1 Kelvin. It's placed within a magnetic field of, in our case, 5 Tesla, and it undergoes microwave irradiation. Now, in those extreme physical conditions, which happen in this device, it's called a spin lab or a clinical hyperpolarizer, the carbon-13 becomes hyperpolarized. So Silvio's already touched upon this, that we can get an increase in signal of 10,000 to 100,000 fold. He used the financial analogy, so I'm going to use a slightly different analogy. It's like getting a snail to run as fast as this one. So a very great increase in signal to noise. And what the group in Malmö, Sweden discovered is that you can warm it up very rapidly to close to body temperature and inject it into a patient while still maintaining that polarization. That's the key thing. So this is our setup in Cambridge. In the top left corner is the consumable that's required for this process. It's called a fluid path. What we do here is fill up the pyruvate into this vial, and this contains a warmed pressurized fluid, passes down through this tube, it warms up the frozen pyruvate, back out through here, it passes through into this, which removes the free radical, checks it's safe for injection into the patient. And the video, which was running there a second ago, shows one of our PhD students demonstrating that in action. When we get the final tube of the pyruvate, it passes through a hatch, it's put into a syringe driver, and then we inject it into the patient. So initially, it passes through the venous system to the heart, then to the lungs, back to the heart, and then to the arterial system, where finally it meets the cancer of interest that we're watching the metabolism with. So what can we do with this reaction of pyruvate to lactate? Well, clinically, there are really two things that I think it will make a major difference to clinically. On the left-hand side is an example of that. It's about early detection or early response to therapy. In the case of most drug therapies, we give patients an agent. We wait usually weeks, sometimes months, before we can image the change in size. Before a change in size happens, however, an awful lot is occurring within the tumor. We get functional changes, blood flow, changes in the density of the cells. But very early on, we can get changes in metabolism. And this is an example of how, just after 24 hours of treatment, we get a reduction in that metabolism from pyruvate to lactate. So the tumor on the left is yellow, so it's got high activity. The tumor on the right is more orangey in color. So just 24 hours after treatment. So imagine if we could do that for patients. And then the right-hand side is the other example, which I think it will make a difference, is looking at how aggressive tumors are. 80% of 80-year-old men have prostate cancer. That's a frightening thought, isn't it? However, very few of those men will die of that prostate cancer, because some men will have less aggressive tumors, some will have more aggressive tumors. And so this is a study from UCSF showing how they can grade an animal model looking at the aggressive tumors producing more lactate. So can we distinguish those high-grade tumors, the ones that need treatment, from the lower-grade ones, the ones that don't? So that's what we've been doing in Cambridge, and I'd like to just show you some of our results. This is from breast cancer. So ladies who have been diagnosed with breast cancer and volunteer for our study undergo an MRI. We inject them with the hyperpolarized pyruvate. They lie face down or prone onto the table within the magnet, and we acquire images through the tumor
and through the breast tissue. This is the tumor here that you can see, which has a lot of contrast agent within it. And this is just some of the first results that we've produced over the last couple of years. These are 7 tumors. The 5 tumors on the left-hand side are all aggressive tumors, often called triple negative tumors, grade 3. Many of these tumors undergo chemotherapy before they have surgery, and we know that women who undergo that chemotherapy often do better, particularly if there's no tumor at the end when the surgeon goes in. And of all of those tumors, you can see that they all have lactate, whereas the 2 tumors on the right-hand side, the less aggressive ones, don't. So what we can tell from this is that, a bit like the animal models in prostate cancer that I showed you, in humans now we're seeing the first example of how we can detect lactate in more aggressive tumors. And moreover, we now have data to show that as we treat these ladies prior to their surgery, we start to see a reduction in that lactate. There's another area of great interest to us. It's the brain, which is always one of the holy grails of molecular imaging because of the blood-brain barrier. It's a barrier which prevents very large molecules crossing into the brain for good reason in normal physiology, but it makes it challenging for us as imagers to get what we want into the brain in order to see what's happening. And there's been a lot of controversy in the animal world as to what we would expect to see, and these are the first examples of what we see in the normal human brain. And the volunteers have been injected with pyruvate that you see here. It forms lactate, particularly within the periphery or the gray matter of the brain. And we're also seeing carbon dioxide. We image it through bicarbonate because it exchanges very rapidly with those two. But what we're seeing here is in real time in the normal human brain, the mitochondria producing carbon dioxide. And potentially that's very exciting for how we could study metabolism, that it becomes deranged very early on in a lot of diseases of the brain, including neurodegenerative diseases. We're particularly interested in cancer. These are some examples of patients with glioma. Many of you may know that brain tumors are sadly very aggressive. The median survival for patients with gliomas is in the order of 12 or 18 months. We know that very few therapies that we give will allow these patients to live longer. We need new therapies. We need means by which we can monitor those therapies. And here we're seeing, using our metabolic studies, a wide variation in the amount of lactate in these tumors. Some have very little, some have an awful lot. We see one consistent finding, which is that they produce very little carbon dioxide. But trying to understand that heterogeneity is one of the key things in order to improve outcome in cancer. Because we know that most cancers are heterogeneous. It's one of the drivers for why patients aren't responding to therapy, because you can kill 95% of the cancer, but if 5% of it is very aggressive and continues to grow and doesn't respond to therapy in time, that patient will succumb to their cancer. So understanding this heterogeneity is absolutely key. And these are some of the ways we're trying to do it in Cambridge. We take patients with tumors. This is a renal cancer. We produce a 3D printed mold for the tumor. We then slice it up and we compare the imaging to what we see on pathology to understand this on a genetic level. And from these studies, we can start to break down what's happening in the tumor. We can see areas with this high metabolism here, low metabolism, and compare that to the normal kidney. There are other things that we can do other than pyruvate. I'll touch upon these very quickly. This is carbon-13 labeled fumarate, which allows us to look at cell death. There is a mitochondrial enzyme called fumarase, which gets released as cells die, and we can detect that with its substrate, which is fumarate. So when they produce malate, which is the product of that reaction, we know that cells have died. We're taking this into patients next year. And then I started this talk by saying that all tumors are acidic, but we actually have no way in which we can image that in humans. On the right-hand side, in an animal model at least, what we've shown is that you can image the pH using bicarbonate. We inject bicarbonate into the animals. It exchanges very rapidly into that carbon dioxide that I talked about in the brain using the Henderson-Hasselbalch equation. Looking at the ratio of the bicarbonate over the carbon dioxide, we can produce a map of the tumor pH and show here that it's green where it's very acidic. And we're seeing very early data now coming out of the human heart to show that we can do that now in humans as well as in animals. So I'll finish off by saying, we hope that this metabolic probe will have a great potential for future management of patients with cancer.
There's some evidence that I haven't had time to talk about, that we may be able to see metabolic changes before morphological appearance of cancer, so early detection of cancer, which is one of the really key things that we need to do to cure cancer. We can identify those that need to be treated, and I showed the examples of prostate cancer, potentially also in the breast. We may be able to target where we put our biopsy needles by looking at where that high lactate is, so knowing where the aggressive tumor is. We want to choose the right therapies, and we want to do that rapidly, so within days rather than potentially weeks, months. We want to reduce the side effects from ineffective therapies, and we want to treat the cancer before it spreads, and ultimately we want to reduce mortality from cancer. And we believe that metabolic imaging may provide one of the ways in which we can do some of these things. So having a means by which we can make this more widely available would be of great value. So I very much embrace what's happening here. I think it has huge potential for the world that I work in, and I hope that we can find ways of collaborating together in the future. So thank you for listening. Thank you to all the people who have done this work, a huge group of people, and I'll be very happy to answer questions. Grazie, veramente impressionante quello che ci ha raccontato, davvero entusiasmante questa nuova prospettiva di cura.